25 giugno, e non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo. Il cristiano è uno che si è venduto a Cristo, si è consacrato a Lui. A Lui si è votato nel corpo, nello spirito, nell'anima, per la difesa di Cristo. Usando un'immagine cara a Gesù e che Gesù applica a se stesso, il cristiano è il buon pastore di Cristo. Cristo è il buon pastore del cristiano. Il cristiano è il buon pastore di Cristo. La sua vita è tutta consacrata per far vivere Cristo in ogni cuore, ma anche per difendere Cristo da ogni lupo rapace che insidia la sua vita per distruggerla, abbatterla, divorarla. In verità, io vi dico, chi non entra nel recinto della pecora dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre, e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti ad esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo, in verità io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. E il lupo le rapisce e le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Giovanni 10:1-13. Verso Cristo Gesù il cristiano può essere mercenario o buon pastore. È mercenario se pensa a salvare solo la sua vita e abbandona Cristo Signore nelle mani di briganti, ladri, lupi rapaci. È il buon pastore se espone la sua vita alla morte per la difesa della vita di Gesù Signore. Il cristiano, buon pastore di Cristo, deve dare la sua vita per la vita di Cristo. Lui si lascia uccidere perché Cristo viva. Gesù Signore si è posto interamente nelle mani del cristiano. Se il cristiano lo fa vivere, lui vive. Se il cristiano lo abbandona a se stesso, lui muore nei cuori e nelle menti. Se il cristiano pensa alla sua vita, non c'è vita per Cristo. Oggi il cristiano pensa alla sua vita. E la morte di Cristo sta divenendo una vera pandemia. Ogni cuore si sta dimenticando di Lui. Cristo è come un neonato abbandonato dalla madre e lasciato in aperta campagna. Non c'è possibilità di vita per Lui, perché gli manca il seno della vita, che è il cristiano. Non abbiate dunque paura di loro, poiché nulla vi è di nascosto, che non sarà svelato, né di segreto, che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Matteo 10:26-33. Cristo vive nutrendosi della vita del cristiano, allo stesso modo che il cristiano vive alimentandosi della vita di Cristo. Sono vita l'uno per l'altro. Se il cristiano non si alimenta di Cristo, muore a Cristo, e Cristo mai si potrà alimentare di lui.
Un cristiano morto non può essere cibo di vita per Cristo Gesù. Sarà sempre un mercenario che penserà a salvare il suo cadavere perché non venga sbranato dalla morte. Ma senza Cristo, rinnegando Cristo, lui è già nella morte eterna. A che serve salvare un cadavere quando sta precipitando l'anima nella morte eterna? O noi salviamo Cristo dalla morte, o Cristo non potrà salvare noi dalla morte eterna, vita per vita, morte per morte. Vergine Maria, Madre della Redenzione, Angeli, Santi, fateci vera vita di Cristo Gesù.